Perché il 9 agosto abbiamo deciso a livello nazionale di fare questa protesta? A questa protesta ci hanno trascinati perché ci hanno preso in giro. Sono 2 anni che noi aspettiamo che il governo facesse una riforma, iniziasse la riforma vera delle concessioni demaniali, che dia certezza a noi stabilimenti, a noi titolari delle imprese, perché non ce la facciamo più. Ogni giorno, ogni settimana assistiamo a articoli, leggiamo articoli di giornali, ma anche assistiamo a dirigenti che ci dicono: questa è l'ultima stagione, preparatevi, perché all'anno prossimo, dall'anno prossimo non ci sarete più. Ma è un modo questo di dialogare con degli imprenditori che hanno fatto del turismo balneare una icona, un brand a livello mondiale? Vogliamo veramente cancellare la balneazione attrezzata? Ma non è tutto questo, è tutto una montatura che si sta costruendo sempre di più, perché già ci stanno i grandi gruppi, già ci sono le grandi organizzazioni, ci sono anche altri soggetti, tra virgolette, non molto riconducibili alla legalità, ma che stanno già organizzandosi perché vogliono appropriarsi questi lidi, queste nostre spiagge a cui abbiamo dedicato la nostra vita, a cui abbiamo dedicato il nostro impegno e anche abbiamo investito, abbiamo mutuo in costi. Ma non voglio entrare nella polemica. Sono convinto che la manifestazione... mi auguro che il governo intervenga subito e ci faccia fare un passo indietro. Non ci trascini in una polemica sterile, perché in questo modo significa veramente che ci hanno preso in giro. Noi non ci crediamo che l'attuale governo ci ha preso in giro. Sappiamo che molto probabilmente incontra delle grosse difficoltà, ma diciamo loro che la balneazione attrezzata italiana è un brand a livello mondiale e va difeso con i denti stretti. Noi, se dobbiamo fare degli sforzi, dobbiamo fare degli investimenti ulteriori, siamo pronti a farlo, ma abbiamo bisogno di certezze. Basta con il populismo contro le nostre categorie. Attenzione, che quando arriveranno i grandi gruppi non ci sarà più questo amore verso il cliente, ma ci sarà l'amore verso la cassa. Quindi quando si fa la campagna che i nostri prezzi sono alti, è tutta una montatura organizzata per demonizzare i balneatori. E non è giusto, è tutto questo perché la politica è assente. Dico alla politica: da oggi siete in ferie, pensate, organizzatevi, perché all'inizio dell'autunno abbiamo bisogno di una legge chiara che ci consenta a noi di poter continuare questa attività, perché non solo che abbiamo fatto degli investimenti, ma abbiamo anche scelto di fare questo lavoro. Noi siamo uguali a tutti i lavoratori, agli imprenditori e a tutti i professionisti. Non ci mandate via, evitate di farci scendere in piazza, perché è una cosa brutta.